sono arrabbiato perché non riconosco onestamente Giletti nel bravo giornalista, nel bravo conduttore, quando continua a parlare di Calabria con chi non ha alcun diritto di parlare di Calabria. Ritengo che questa costante presenza del sindaco di una città di un'altra regione che non ha niente a che vedere con questa... A chi ti riferisci, questa, scusa? Al sindaco di Napoli. Io sono, cioè, De Magistris? Sono molto dispiaciuto di questa continua ingerenza, a meno che non dichiari apertamente che è aperta la campagna elettorale. Lunedì 26 aprile in consiglio hai dichiarato che non è una trasmissione qualificata, che si urla. Né io né la giunta, quindi non ci sto e non ci stiamo, ad andare sul Golgota semplicemente per un punto in più di share, perché dal mondo della televisione vengo e so cosa significa fare televisione. Significa essere quelli che accendono o spengono il microfono quando serve e che stoppano o fanno ripartire la parola quando serve. Questo non può funzionare, non è il caso probabilmente della trasmissione di Giletti, ma diciamo che il momento buono per vedersi non ci mancherà. Non è questo il momento della campagna elettorale, questo è il momento in cui bisogna lavorare pancia a terra e con capa china e basta, grazie. Bene, non vuoi dire scusa a Massimo per quello? No, certo, ci mancherebbe, ma non è una questione di scusa, è proprio una questione di abbassiamo tutti i toni, abbassiamo un po' il volume. Ma ci prova a portarti tranquilli. Domenica da non Giletti, verrò. Non ci riesco? Non vengo. Non vieni? Verrò, incontrerò con grande piacere in questo salotto Massimo Giletti assieme a te. Lo invitiamo? Quando volete, mi farà molto piacere, c'è una bella vista e ci sono tante cose buone da dirsi. Grazie. Grazie.